Non vado a far casino, ma la mia stanza è molto piccolina. Niente, oggi volevo darvi dei consigli su dove comprare il cibo. Nel senso, vi faccio vedere indicativamente i prezzi. Queste cose qua, allora, io vivo a Naka Itabashi, è un vicino un supermercato abbastanza economico, dove questa, per farvi un esempio, l'ho comprata ai Combini, però non è molto economica e non è nemmeno molto buona, quindi ve la sconsiglio. Nei supermercati si trova di tutto, ho trovato questo, che è per fare il ragù, perché da buona italiana devo mangiare la pasta. Poi ho trovato boh, degli yogurt, visto che non li mangio mai, all'aloe, volevo provarli. Poi si trova la frutta, che è abbastanza cara, però vabbè. Ogni tanto ci sta questa languria. Tra l'altro adesso è estate e non ho il frigo in camera, devo portare sempre le cose giù in cucina in frigo. Poi i surgelati, il latte, la carne, anche questa non è molto economica. Poi i gelati, questi qua famosi, quelli che si vedono anche negli anime, volevo provarli. I cereali, perché ogni tanto ci vogliono. Poi altre cose che ho comprato, queste le ho comprate nei famosi negozi a tutti a 100 yen, nel senso i Hyaku Yen Shop, cioè costano, trovi quasi tutto a meno di 1 euro, mollette, shampoo, trovi veramente di tutto, questo è un asciugamano. E per le medicine sono andata a comprarmi queste perché, come sentite dalla mia voce, ho un mal di gola assurdo e boh, ho comprato queste, mi sono fatta capire in qualche modo e qua ci sono le spiegazioni. Niente, il mio consiglio è quello di fare la spesa non nei combini, nel senso che se vai in vacanza, ok, ci sta andare ai combini, comprare qualcosa, ma a lungo andare vi accorgerete che i prezzi sono un po' cari ed è meglio andare sempre nei supermercati, che comunque ci sono quasi sempre, c'è molta scelta. E mentre ovviamente se vai come turista e combini, ah, che bello, che buono, prendo questo tutto economico, invece è lungo andare, no, è cibo spazzatura. niente, questo è tutto, questa è la mia mini spesa. Ah, ho speso circa, bene, non so se sia né tanto né poco, perché ho speso circa 17-16 euro. Faccio lo scontrino, ovviamente mi fido, penso che non abbiano sbagliato. Ah, sì, 1839, quindi sarà 16 euro circa, 15. Bene, in effetti non è proprio poco poco, però ho fatto una spesa veloce non guardando i prezzi perché avevo fretta. Vado a mettere tutto in frigo e se avete consigli scrivetemi pure. Un bacio, alla prossima!